Sabato 2 luglio a Giugliano cominciano i veri saldi di stagione. Ma dai, ormai si sa, sono i soliti sconti, quelli che trovi tutto l'anno. E no, mia cara, ti sbagli, ci sono saldi e saldi. È proprio vero, sabato 2 luglio a Giugliano, un'occasione unica per il tuo shopping. E non solo, mercatini, animazione, musica dal vivo, degustazioni enogastronomiche e tutti i negozi del centro aperti fino a mezzanotte. Un evento targato Coigas, Associazione Commercianti di Giugliano. Il Giro d'Italia in auto, ma non sulle autostrade, con una Maserati e in mare. È la singolare iniziativa di Marco Amoretti, 39enne ligure, che nel 1999 con un amico attraversò l'Atlantico a bordo di una Passat e di una Ford. Ora è ripartito per il Giro d'Italia, che nel 2009 venne stoppato a Tropea per problemi burocratici. Spirito libero per DNA familiare e testardo amante del mare e delle imprese solo apparentemente impossibili, Amoretti si sta dedicando da mesi alla realizzazione di un sogno bruscamente interrotto 6 anni fa, nonostante le tante difficoltà che esso comporta, soprattutto dal punto di vista economico. Per questo, tramite il suo sito web artemobile.org, è ancora possibile partecipare per sostenere le iniziative, come hanno fatto tanti privati. Nei prossimi giorni sarà a Napoli, ma ascoltiamo Marco Amoretti. Sono partito dalla Spezia, sto facendo il Giro d'Italia per arrivare a Venezia alla Biennale, come oggetto modificato, concepito per una cosa, però nell'ambito dell'arte, dargli un altro. Che auto è questa qui? Questa è la Maserati Touring del 1980, bellissima, assomiglia alla DeLorean. Se qualcuno vuole sponsorizzare il viaggio, può fare un giro con me, può collegarsi alla pagina Automare Giro Italia, c'è il sito autonauti.it. Mi raccomando, contattatemi e sponsorizzate il viaggio verso Venezia, che manca ancora un po' di strada. No, vabbè,